Il giorno dell'anniversario di questa invasione da parte della Russia, ci soffermiamo molto su questo tema e non a caso proprio in questi giorni sono state organizzate moltissime manifestazioni per chiedere la pace. Al centro c'è la rete italiana Pace e Disarmo, che abbiamo sentito molto spesso nel corso di questo conflitto. Vogliamo tornare per parlare appunto di quello che è in programma in questi giorni, oggi ma anche un po' nei successivi, e insomma ragionare ancora un po' su questo anno di conflitto. E quindi do nuovamente il benvenuto a Francesco Vignarca, bentornato su Play. Buongiorno a tutti, grazie ancora. Allora, lascio un po' la parola a te rispetto a queste manifestazioni. Ti chiederei insomma di raccontarci che cos'è in programma e insomma la domanda è un po' banale, ma ecco da dove nasce l'idea, ecco, di concentrarsi in queste giornate. Abbiamo un po' preso il testimone della grande manifestazione nazionale dello scorso 5 novembre a Roma, e la stessa coalizione Euro for Peace, che raggruppa oltre 600 organizzazioni, associazioni, sindacati, gruppi, parrocchie, gruppi di fede, insomma c'è veramente di tutto ed è molto allargata questa coalizione. Questa volta, per l'anniversario di questa tragica guerra, abbiamo deciso di riprendere uno schema già utilizzato nei mesi scorsi, quello delle mobilitazioni territoriali. Perché è importante far vedere che non c'è solo chi va a Roma quella volta, quella giornata, ma c'è un lavoro continuativo. Spesso e volentieri chi sta organizzando in queste ore le oltre 100 iniziative in più di 100 città italiane, poi se vogliamo parliamo dell'Europa, sono persone che lavorano quotidianamente, che raccolgono aiuti umanitari, che accolgono i profughi, che tessono relazioni, che sostengono i progetti di cooperazione e di accoglienza. Insomma, non c'è solo una mobilitazione estemporanea in una giornata, ci sono delle continue iniziative, e quindi ci è sembrato opportuno farle vedere in questo modo. E quindi davvero saremo in tutte le principali città italiane, praticamente in tutti i capoluoghi di regione e in tantissimi altri luoghi, e questo credo che faccia vedere la vitalità di un movimento che ancora non si è stancato di chiedere soluzioni di pace, di chiedere un approccio diverso e soprattutto di portare avanti iniziative di negoziato che possano proteggere chi veramente sta sotto le bombe, le popolazioni civili. Ne abbiamo parlato molto spesso in questi mesi delle difficoltà anche del movimento pacifista in Italia, che sembra avere, ce lo raccontavamo, sembrava avere meno presa e meno influenza rispetto ad altre istanze nel passato. Mi è saltato quindi all'occhio vedere negli scorsi giorni uno sguardo, noi guardiamo ogni mattina le prime pagine del mondo, su Le Monde si raccontava insomma in una disamina, ecco, di un anno dalla guerra si sottolineava il pacifismo in Italia. Ora non voglio lanciarmi in inutili campanilismi e celebrare o meno, però insomma si nota insomma anche un po' una, non voglio neanche sottolineare le differenze, però ecco una presa minore o maggiore rispetto ad altri paesi di questo movimento. In Francia, e appunto su Le Monde, si raccontava di un dibattito che in Francia è inesistente. In Italia forse insomma è purtroppo un po' lontano dalle prime pagine, però insomma si sta facendo forse un po' più sentire, e magari anche nel corso della guerra in Ucraina è cresciuto leggermente. Sì, devo dire che in questo senso il pacifismo italiano, che su altri aspetti era indietro, abbiamo dovuto un po' riallinearlo, gli aspetti dello studio, l'approfondimento delle questioni anche specifiche tecniche che in altri paesi, soprattutto penso quelli anglosassoni, era già avanzato, e infatti però ci siamo collegati alle campagne, ora lo stiamo facendo anche noi, ha il vantaggio di avere una trasversalità e una popolarità molto forte. L'abbiamo detto anche per il 5 novembre, quella non era una manifestazione delle organizzazioni, era una manifestazione di popolo, dove ci scrivevano le nonne dicendo voglio portare i miei nipoti, dove le famiglie venivano perché sentivano questa esigenza e che noi cerchiamo di organizzare e di raccogliere con proposte sensate, con azioni concrete, con le carovane di pace di Stop the War Now. Cioè non ci basta declamare la pace, vogliamo davvero cercare di costruirla. Ciò non avviene in altri paesi, anche forse perché, e qui non vi sembri un'autoincensazione, ma davvero conoscendo tutte le realtà internazionali con cui lavoriamo e stimandole per altre cose, devo dire, fare un'analisi abbastanza seria,
la presenza di Rete Pace e Disarmo, cioè di un organismo che già strutturalmente lavorava sui temi della pace, che non si è dovuto trovare e organizzare e incontrare per questo caso, per questa situazione specifica. Questo è stato fondamentale, cioè noi avevamo già pronta una struttura che poteva raccogliere la sensibilità di pace. In altri paesi questo tipo di reti, questo tipo di alleanze non ci sono. Ci sono coloro che lavorano sul nucleare, quelli che lavorano sui diritti umani, quelli che lavorano sull'export di armi, quelli che lavorano sulle spese militari, ma tutti un po' scollegati. Però devo dire che il lavoro anche di stimolo da parte nostra, da parte di molti altri, sta portando dei risultati, perché proprio le iniziative di questo weekend vedranno non solo 100 città italiane coinvolte, ma anche quasi 40 città francesi, 20 città in Germania, 20 città in Spagna, quasi 10 in Portogallo, ci saremo a Bruxelles, ci saremo a Vienna, ci saremo a Londra, ci saremo in Croazia. Ecco, si sta stimolando un po' anche grazie alla mobilitazione italiana e di alcune reti internazionali, come per esempio l'International Peace Bureau, una mobilitazione più allargata. Devo dire una cosa, se posso permettermi, questo è importante, sono ragionamenti importanti per l'Europa, dove il tema della guerra in Ucraina è importante ed è sentito, però non dobbiamo fare l'errore, come spesso fanno anche i nostri media mainstream, di pensare che l'Europa sia il mondo. Io sono appena tornato da un viaggio in Messico su alcune iniziative sulle flusse di armi leggere, lì della guerra in Ucraina non si sa quasi niente. Non è quello il punto, e non è perché sono cattivi o perché sono ignavi, ma perché lì, appunto, ragionavamo, hanno avuto 300.000 morti per armi da fuoco negli ultimi 30 anni. Cioè ci sono situazioni altamente drammatiche in giro per il mondo che spesso noi ignoriamo, e ancora oggi ci sono delle guerre che sono anche più sanguinose di quella dell'Ucraina. Pensiamo allo Yemen, la Siria, il Congo. Cosa vuol dire? Vuol dire che non dobbiamo occuparci del conflitto vicino ai confini dell'Europa? No, assolutamente. Però dobbiamo cercare di mettere tutto in un quadro più ampio, perché sennò è veramente solo, come dire, una reazione emozionale che non aiuta a salvare le persone. Esatto, sì, uno degli elementi che è emerso in questi 12 mesi di racconto della guerra, che è una delle guerre che erano dimenticate fino al 24 febbraio, era quella in Ucraina, che era attiva già dal 2014 e un po' purtroppo ce l'eravamo dimenticata. Voglio approfittare di averti qui con noi per andare a allargare un po' il tema, poi ricorderemo magari qualche dettaglio anche più logistico per le manifestazioni di cui abbiamo parlato, ma voglio allargare un po' il discorso, perché Wired ti interpellava qualche giorno fa rispetto all'investimento tecnologico dell'Europa in termini di tecnologie di guerra. Perché secondo me è importante chiaramente parlare delle guerre in corso e della guerra ucraina in corso, però bisogna guardare anche un po' più in avanti. Nel momento in cui si investe nella tecnologia di guerra, vuol dire che di guerra ci si vuole occupare nei prossimi anni, magari anche nei prossimi decenni. Secondo te la guerra in Ucraina ha anche un po' alimentato questa spinta all'investimento? Assolutamente sì, diciamo che ci sono due aspetti. Da un lato, così come tu giustamente hai ricordato, la guerra in Ucraina non è scoppiata il 24 febbraio, ma era già presente da prima. Il riarmo, la militarizzazione dell'Europa non è avvenuta dal 24 febbraio in poi. Tanto è vero che questo European Defence Fund, il Fondo Europeo di Difesa, che investe quasi 8 miliardi nel ciclo di budget attuale per sviluppare nuovi sistemi d'arma, prima ancora che ci sia una politica estera e di difesa europea, prima ancora che ci sia un esercito europeo, però le armi le iniziamo a sviluppare. Questo vuol dire anche partire dal contrario, no? Pure dal punto di vista militarista in un certo senso. C'era già presente, era già stato deciso l'European Peace Facility, che è poi lo strumento con cui si stanno ripagando i paesi europei che inviano le armi in Ucraina. Cioè, tutta una serie di strutture, tutta una serie di situazioni era già presente in Europa e non solo. Parliamo del riarmo, la spesa militare mondiale nei 20 anni precedenti, quindi dal 2001 al 2021, è quasi raddoppiata. Gli investimenti in industria militare sono aumentati di 100 miliardi di dollari nel giro di 10 anni. Questo era molto prima del 24 febbraio. Cosa è successo il 24 febbraio? Che le prime vittime di questa guerra sono ovviamente le persone, le popolazioni civili, in particolare in Ucraina. La seconda vittima però è la prospettiva di pace, perché in realtà quello che è successo è che si è sdoganata la retorica a sostegno di questi processi di riarmo. Prima, anche se le spese militari stavano crescendo, si faceva finta di no, si davano altre giustificazioni: sono spese per la sicurezza, non sono armi, no, guardate che non è vero, nascondiamo i numeri. Oggi tutti i governi hanno deciso di aumentare questo trend che appunto già esisteva, e soprattutto lo rivendicano dicendo: finalmente possiamo spendere, come la Germania, 100 miliardi di euro, il Giappone aumenta le spese militari, la Francia uscirà dalla presidenza Macron con il doppio della spesa militare di quando Macron è entrato
in carica. L'Italia vuole raggiungere il 2% della spesa militare, che vorrebbe dire aumentare 10 miliardi rispetto all'attuale livello. Ecco, queste cose oggi vengono rivendicate e viene utilizzata anche la tragedia ucraina per spingere sul riarmo anche dal punto di vista degli armamenti. Si dice: abbiamo mandato tante armi in Ucraina, ormai i magazzini sono vuoti, dobbiamo comprare nuove armi. Non è chiaro quanta percentuale sia sul munizionamento, però se guardiamo invece i carri armati, i lanciamissili, quelli MRRS che sono diventati famosi questi mesi, gli HIMARS, siamo all'aver promesso all'Ucraina, non ancora mandato del tutto, tra il 4 e il 5% delle scorte. Allora, se io esaurisco il 4-5% delle scorte, non posso dire che non ho più niente in magazzino. Chiaramente è una retorica che sfrutta anche la poca conoscenza dei dati e uno pensa: sì, è vero, dobbiamo riarmarci. Però capite che è uno sfruttare in una maniera anche inopinata una tragedia immane. Mentre invece noi pensiamo che bisognerebbe investire su altro, non solo per l'aspetto dell'Ucraina. Noi crediamo che ovviamente l'Ucraina sia un po' un epifenomeno di una disuguaglianza e di un disequilibrio globale che va ricostruito. Noi chiediamo infatti una conferenza di pace per una sicurezza globale condivisa, per rimettere al tavolo tutta una serie di situazioni che se no scoppiano da una parte o dall'altra. È solo così, non è che Putin e Zelensky devono fare la pace, bisogna mettersi attorno a un tavolo globalmente e trovare un nuovo sistema di sicurezza che privilegi la lotta al cambiamento climatico, che privilegi la lotta alla fame, alle disuguaglianze. Col 10% della spesa militare investita negli ultimi 20 anni, noi avremmo raggiunto gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che appunto vuol dire accesso all'acqua per tutti, accesso alla sanità per tutti, all'istruzione e zero fame. Ecco, questo porta alla pace, perché riduce quelle disuguaglianze, quelle problematiche che poi da una parte o dall'altra fanno scoppiare le guerre o che vengono sfruttate da chi ha potere per mantenerlo. Sappiamo bene che la guerra ci perdono tutti, ci perde la maggioranza, ma alcuni la sfruttano per un proprio ritorno diretto. E qua potremmo aprire un enorme capitolo, visto che proprio ieri c'è stato il voto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che in larghissima maggioranza ha condannato l'invasione in Russia, ma che, insomma, immaginiamo che un voto che non avrà un grandissimo effetto pratico purtroppo su quello che accade nel campo. Quindi insomma quello per cui stai facendo appello è qualcosa di più impattante, di diverso, di più pesante rispetto a questo. Una nuova conferenza. Noi prendiamo il modello di Helsinki negli anni 70, in piena guerra fredda, l'incontro di Helsinki, che iniziò comunque ad avvicinare gli stati, ma soprattutto le popolazioni, perché sono le popolazioni che fanno la pace, gli stati tendono a fare la guerra invece, e che portò comunque, per esempio, l'OSCE deriva da quello, un'organizzazione di cooperazione, cioè strutture che possano cambiare gli equilibri solo di scontro, perché capiamoci tutti, qui dietro non c'è solo l'aspetto Russia-Europa, c'è uno scontro globale tra gli Stati Uniti e la Cina, ci sono tutte le altre questioni che, se facciamo finta di lasciare da parte, come abbiamo fatto finta in troppi casi negli ultimi anni, prima o poi ci arriveranno in faccia in maniera stordente. Dobbiamo iniziare ad occuparcene, dobbiamo davvero pensare a una nuova sicurezza condivisa, e in questo senso, ad esempio, c'è stato un bellissimo report l'anno scorso prodotto da IPP, dalla Fondazione Olof Palme, no? Tra l'altro una persona che già in quegli anni cercava di costruire queste cose, sulla common security. Ecco, questo fa capire anche che il mondo della pace, il mondo della non violenza, non è solo lì a dire con le bandierine non vogliamo la guerra, ma ha delle proposte, ha dei percorsi, ha delle iniziative che però vengono ignorate. A me fa molta specie, dico così, in realtà mi arrabbio molto, che in questi mesi praticamente sembrava fosse colpa nostra che la guerra non finisse, dopo che per decenni non è stato fatto quello che abbiamo chiesto, non si fa quello che chiediamo nell'affrontare la guerra, veniamo derisi, anche le iniziative umanitarie nostre vengono osteggiate, però sembra che sia colpa nostra. Ecco, questa cosa un po' fa specie. In realtà è un modo per nascondere quelle che sono le vere proposte del movimento pacifista, che sono serie, che sono opinabili, sono discutibili, criticabili, ci mancherebbe, che però non sono solo banalizzanti. Ecco, è la guerra a essere banalizzante, e questo favorisce chi dalla guerra trae vantaggio, perché poi si divide tutto in bianco e nero, in amico e nemico, e le considerazioni positive di costruzione, di cooperazione e di una società che sia migliore per tutti vengono tralasciate e messe da parte. E questi chiaramente sono i temi che vengono portati al centro di questa serie di manifestazioni, Europe for Peace, vi ricordo insomma il nome che fa da cappello a tutta questa serie di eventi. Per informazioni molto semplicemente direi che possiamo invitare gli ascoltatori a dare un'occhiata al sito di Rete Pace Disarmo, e li trovano tutto quanto.
Esattamente, abbiamo iniziato ieri sera con una fiaccolata e un incontro a Perugia, proprio alla vigilia di una marcia straordinaria notturna tra Perugia ed Assisi, luoghi storici della pace e della non violenza in questo paese. Da oggi inizieremo in tantissime città. Oggi è la giornata in cui avremo più eventi, quasi oltre 60, domani ne avremo altri 40 e poi ancora domenica. Oggi ci sarà, ad esempio, protagonista Milano, ci sarà protagonista Napoli. Domani saremo a Roma con una fiaccolata che terminerà al Campidoglio, ma c'è Bari, c'è Palermo, c'è Torino, c'è Verona, c'è Bologna, un'altra iniziativa molto importante perché è una lunga serie di iniziative che ci sono state, c'è Genova, insomma, veramente sul sito di Rete Pace e Disarmo, sul sito di Sbilanciamoci che raccolgono tutte le iniziative, potrete trovare tutte le informazioni, collegarvi ai gruppi locali che organizzano anche in città molto più piccole e questo ci fa piacere, no? Vuol dire che c'è veramente un'attivazione dei territori e trovare il modo di collegarvi per queste giornate, ma soprattutto per le iniziative successive, perché noi non smetteremo di continuare a chiedere un cessate il fuoco, un inizio di negoziati con una conferenza internazionale e prospettive di disarmo nucleare. Proprio in questi giorni abbiamo visto che il pericolo nucleare continua a essere presente e minaccioso. Ecco, questa è una cosa che dobbiamo veramente sgombrare dal campo e dal tavolo, perché se solo rimane un'opzione, anche minimale in percentuale, il pericolo di distruzione e di cancellazione dell'umanità è troppo elevato. Esatto, quindi insomma incrociamo davvero le dita rispetto al peso che potranno avere queste manifestazioni. Grazie mille davvero a Francesco Vignarca che ce l'ha raccontato dal punto di vista di Rete Pace e Disarmo. Grazie davvero, buona fortuna, buon lavoro e alla prossima. Buona giornata a voi, grazie ancora, alla prossima.